Napoli 1-0 sul Cesena. Luigi Necco. Cesena temibilissimo, soprattutto con Agostini che si è fatto appunto temere dalla difesa napoletana. E Giuliano è intervenuto addirittura fuori area con le mani, punizione senza seguito. Decimo minuto e su questi allunghi è Crippa che tenta già il suo primo tiro, ma Rossi è bravissimo con un intervento a bloccarlo. Ancora una volta dialogo tra Maradona e un attacco che non riesce ancora a essere altrettanto efficace di qualche mese fa, ma con un centrocampo del Napoli che invece riesce, sta crescendo. Insomma, non siamo al fermo biologico di cui parlerebbe la Mazzara del Vallo. Crippa lanciato da Maradona, rete, è il 26esimo, è il gol con il quale il Napoli si porta in vantaggio sul Cesena. Il Cesena continua a allungare i suoi contropiedi, bravissimo Agostini con questa girata a impegnare Giuliani che manda in corner. È il primo tempo, c'è qualcuno che non riconosce diritto di critica, forse ai giornalisti, verso certe pigrizie passate del Napoli. Secondo tempo, Mauro lancia Carnevale, ma era chiaramente in fuorigioco, annullato il gol dall'arbitro Magni. Un fallo su Alemão, il montatore Di Paolo ha fatto bene a darcelo al rallenti, era proprio fuori area, come aveva rilevato l'arbitro. Un colpo di testa ancora di Carnevale, e c'è un Mani involontario, rilevato appunto involontario dall'arbitro Magni. Questo è il secondo tempo, e nel secondo tempo Ňukić, entrato al posto di Pier Leoni, cade in area, ma anche qui l'arbitro espelle Agostini, non c'era fallo. Il secondo tempo senza storia. Crippa. Questo suo gol, che cosa la fa sorridere? Ma direi che calciato molto bene e sono contento di aver segnato. In bocca al lupo. Maradona, possiamo sorridere? Si sorride dopo una partita così? Sì. Sorridiamo a tutti? Perché no? Con i giornalisti? Io faccio il mio lavoro e lascio in campo come tutto quello che può lasciare, no? Un'altra cosa che posso fare, non posso fare meraviglia a 29 anni. Beh, si figuri noi che abbiamo quasi il doppio. Cari tifosi napoletani, domenica c'è il Verona, è una partita come un'altra. Arrivederci.